I sistemi di ritenuta dei bambini sono molto efficaci. Se correttamente installati ed utilizzati, in caso di incidente i seggiolini possono ridurre del 70% i decessi dei bambini e del 54% il decesso dei più piccoli, da 1 a 4 anni di età. Nei bambini da 4 a 7 anni si stima che i cuscini da rialzo possano ridurre la probabilità di infortunio grave per incidente del 59% se paragonata a quella dell'utilizzo delle normali cinture di sicurezza. I bambini di statura inferiore a 1,5 m e di peso inferiore a 36 kg devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. La normativa europea che regola l'uso dei seggiolini auto prevede che la scelta del seggiolino sia fatta in base al peso del bambino. Questo per garantire la protezione ottimale in caso di impatti. Il peso del bambino è quindi fattore discriminante per la scelta del seggiolino. La normativa europea suddivide il possibile peso del bambino in gruppi di massa, ovvero fasce di peso a cui corrispondono i relativi seggiolini. I seggiolini del gruppo 0 sono adatti al peso del bimbo che va dalla nascita fino ai 10 kg. Il gruppo 0+ è dedicato ai bambini di peso inferiore ai 13 kg, ovvero fino a 12 mesi circa. Hanno le stesse caratteristiche di quelli appartenenti al gruppo 0, ma offrono una protezione maggiore alla testa e alle gambe. La posizione in senso contrario al senso di marcia è obbligatoria nei seggiolini di gruppo 0 e 0+, in quanto garantisce una maggiore protezione del collo dei bambini che non sono ancora in grado di sostenere validamente capo e collo. Nel neonato, infatti, la testa è la parte in proporzione più pesante, che pertanto in caso di urto o di brusca frenata subisce l'accelerazione maggiore. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag non sia stato disattivato. I seggiolini del gruppo 1 sono adatti per i bambini di peso compreso tra 9 e 18 kg, ovvero dai 9 mesi a 4 anni circa. Vanno montati nei sedili posteriori, nel senso di marcia e fissati con la cintura di sicurezza del veicolo. Il gruppo 2 è omologato per i bambini dai 3 ai 6 anni circa, di peso compreso tra i 15 e 25 kg, mentre i bambini di peso compreso tra i 22 e i 36 kg devono essere allacciati ai seggiolini o cuscini da rialzo del gruppo 3. I cuscini da rialzo vanno appoggiati al sedile del veicolo per aumentare, da seduto, la statura del bambino, affinché possa fare uso delle normali cinture di sicurezza. Superati i 36 kg di peso o 1,5 m di altezza, il bambino può passare all'utilizzo delle cinture di sicurezza. Alcuni consigli. Usate sempre il seggiolino auto, anche per tragitti brevi. Non tenete mai in braccio il bambino, perché in caso di frenata non riuscireste a trattenerlo. Posizionate il seggiolino sul sedile posteriore, in posizione centrale o sul lato destro, marciapiede. Utilizzate solo seggiolini omologati e preferite quelli sottoposti anche a test aggiuntivi di associazioni di consumatori e altri enti. Prestate attenzione a imbottiture, materiali, postura, libertà di movimento ed ampia visuale per garantire il comfort del bambino anche per periodi prolungati. Oltre ai test di sicurezza, molti istituti testano anche l'ergonomia proprio per questo. Preferite prodotti testati che garantiscano queste caratteristiche. Evitate seggiolini di seconda mano o che abbiano subito incidenti anche di lieve entità. Danni strutturali anche minimi e non visibili sono molto pericolosi e compromettono l'efficacia complessiva. Leggete attentamente le istruzioni di installazione e seguitele scrupolosamente. I seggiolini del gruppo 0 e 0+, fino a 13 kg di peso, devono essere installati nel senso contrario alla direzione di marcia per ridurre gli effetti di un eventuale impatto sul collo del bambino. Disattivate sempre gli airbag frontali dove posizionate il seggiolino auto con il bimbo. Guidate sempre con prudenza, curate la manutenzione dell'auto e preferite modelli dotati di sistemi frenanti di sicurezza che impediscano le sbandate e garantiscano stabilità alla vettura. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68 a 275 euro. Quando il conducente sia in corso, in un periodo di 2 anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno 2 volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Il tuo prossimo viaggio sarà versatile, comodo, sicuro, pratico. E sai perché? Perché sarà con Kiko Proxima. Nuovo Kiko Proxima. Un viaggio sicuro già dal primo giorno. Un viaggio lungo una crescita. In viaggio con la versatilità. Dalla nascita a 3 anni. La migliore abitabilità per percorrere comodamente ogni tipo di strada. Un comfort intelligente. Grazie alle soffici imbottiture che lo fanno stare sempre a proprio agio. Seduta reclinabile in 4 posizioni. La posizione ideale dal primo giorno. Nuovo Kiko Proxima. Intorno a lui una morbidezza avvolgente, pensata e realizzata per regalargli il massimo del comfort per i prossimi 3 anni. Un percorso sicuro e protetto in ogni fase della crescita. Massima sicurezza. Grazie alla protezione ottimale di testa, fianchi e spalle. Spallacci anti-attorcigliamento. E ancora, per offrirvi un viaggio davvero unico. Massima praticità. Infatti è facile da installare. È comodo da sganciare. Grazie al suo montaggio semplice e intuitivo. Nuovo Kiko Proxima. Un viaggio insuperabile.